a mancare, questo è l'unico treno che ci piace, e quindi ti doniamo, l'unico treno che vogliamo. Locomotive à assemblée et à tirer. Un cordino. È un magnifico regalo, tra l'altro, per i miei nipotini. Non andrà veloce, no? Andrà subito a destinazione. Ti lascerei ovviamente adesso, però. Ma io posso soltanto dire, primo, che vale la pena aver vissuto soltanto per aver sentito le prime frasi che tu hai detto. Perché sono frasi spontanee, da gente che probabilmente io nemmeno conosco, e quindi sicuramente sono quelle che fanno più piacere. Poi è ovvio, siamo in un clima molto informale e antiretorico, e lo voglio mantenere. È ovvio che sono molto contento, commosso, tutte le cose che si possono dire dopo una laudazio di questo genere. Però la cosa che mi preme invece sottolineare, beh, primo sì, che ho accettato questa candidatura, perché mi sento figlio di questa città. Io sono nato a Torino nel 1966, in periferia nord, e ho visto già con i miei occhi la retorica delle grandi opere al lavoro, perché davanti a me c'era una volta la cascina Continassa e l'istituto agrario Bonafus, che io osservavo dalle finestre di casa con i suoi silos. Era un luogo importante per Torino, perché oltre ad essere una scuola agraria, era una scuola agraria fatta e realizzata come lascito di un grande nobile torinese per formare giovani generazioni in difficoltà. E quindi aveva due significati in uno: la cultura scientifica per qualcosa di importante come era la coltivazione razionale e scientifica, e l'aiuto probabilmente di fasce deboli. Un certo giorno vengono annunciati i mondiali di calcio, e quindi io ho visto già le ruspe al lavoro, distruggere della terra favolosa. Io già coltivavo l'orto da bambino, quindi ho sempre avuto questo forte legame con col suolo, col territorio. E leggevo già questi grandi annunci sui nostri giornali torinesi: riqualificheremo la zona, consegneremo quest'area degradata di Torino a un futuro radioso grazie al nuovo stadio e a tutto quello che seguirà, una manifestazione sportiva imponente. Ma io lo sapevo benissimo che erano tutte balle, ero bambino, adolescente. Vidi le ruspe, vidi nascere il primo stadio delle Alpi, e dopo i mondiali di calcio tutto è andato esattamente come ci aspettavamo. La ruggine ha preso il sopravvento, il quartiere Madonna di Campagna Vallette non si è certo riqualificato, e addirittura siamo arrivati al paradosso che il costosissimo stadio delle Alpi non è stato nemmeno più ritenuto adatto dall'attuale condizione, ed è stato demolito dopo che tutti i giornali avevano invece magnificato il progetto dell'architetto Rutter come un qualcosa di avveniristico che avrebbe passato la prova dei tempi, no? È durato 18 anni e adesso è stato smontato e ricostruito chissà con quali soldi. La zona oggi ha un nuovo stadio, un po' più di supermercati, ma vedete, io quando vado nella mia casa ancora di Torino, di famiglia, come unica variazione di riqualificazione del quartiere rispetto a 20 anni fa, a quando sentivo queste roboanti dichiarazioni, ci sono moltissime signorine in più che la frequentano, delle poveracce bellissime, delle donne bellissime, alte 2 metri, che pattugliano le notti della zona vicino allo stadio, facendo qualcosa di estremamente duro, severo per la loro vita. Fa freddo in queste notti, stare 6 minuti per lunghe ore a battere sulla strada, mi mettono i loro panni, forse non è che lo desiderano e siano contente.
Ecco, il sindaco Fassino non viene a Madonna di Campagna a constatare come tutti gli annunci della sua città e di coloro che lo hanno preceduto hanno tragicamente fallito. Il palastampa è un cumulo di macerie e le erbacce regnano sovrane là dove doveva esserci la riqualificazione. Quindi io sono molto vaccinato di fronte alla retorica delle grandi opere. Dopo, quando verso i 30 anni ho deciso di trasferirmi perché il mio lavoro e il mio sentire mi portavano verso la montagna, e quindi la Valle di Susa, che io avevo esattamente davanti alle finestre, poi è stata la mia destinazione attuale, ho vissuto le Olimpiadi, la stessa cosa, tutto è andato come da copione. Ma Torino però ne ha guadagnato in debito, e ha fatto poi delle cose che qualsiasi città del nord Europa dovrebbe fare senza bisogno di Olimpiadi. Ha dato il bianco ai suoi edifici. Questo è ciò che ha fatto Torino nelle Olimpiadi. E quello che invece abbiamo in Val di Susa oggi di nuovo è un cumulo di macerie costosissime. Abbiamo visto chiudere la pista da bob, abbiamo il trampolino inutilizzato e tante altre macerie delle Olimpiadi 2006 che oggi sono un costo. E anche quando in qualche modo verranno tamponate, non so come, ma pian piano, abbattute, smontate, chiuse, rappresentano una perdita secca da un punto di vista ambientale, perché comunque la ricetta secolare di San Sicario, il posto della pista di bob, non ce lo ridà più nessuno. E allora quando sento parlare anche di TAV è ovvio che le mie vaccinazioni si mettono al lavoro e non posso che applicare gli stessi ragionamenti e avere l'opinione che ho. Detto questo, io riconosco a Torino di avermi dato molto, quella Torino che Marco ha descritto molto bene. Torino è stata una città molto stimolante per me, io non la rinnego per niente. Io ho vissuto la Torino degli anni di piombo, era la Torino nella quale per un ragazzino la famiglia diceva: cerca di tornare in fretta a casa, non seguire i tuoi compagni se vanno a fare qualche corteo in piazza, perché quello era il clima. Forse per reazione oggi mi accorgo di quanto sia importante e nobile la militanza. La faccio semmai con maggior maturità di quella che poteva fare un adolescente, meglio. E anche se adesso vivo fuori Torino, a Torino comunque regolarmente lavoro, opero, e quindi la sento comunque come città fortemente partecipata, alla quale sono lieto e felice di poter dare un contributo. Rispetto alla laudazio e alle grandi anche responsabilità che mi attribuite, che io apprezzo e che sicuramente vivo, non voglio nascondermi dietro i fili d'erba, posso dire con molta, senza falsa modestia, che mi ci ritrovo perfettamente, perché insomma per una persona come voi e come tante altre che si sente libera, perché credo che poi in questa sala abbiamo tutti questo privilegio, se siamo qui è perché siamo uomini e donne liberi, chi non è libero non è entrato, non ha varcato quella soglia lì. E beh, sentirsi liberi è il grande privilegio di accettare queste cose con il limite, insomma, dal fatto che siamo esseri umani, che non siamo perfetti, ma che cerchiamo di tendere a questi obiettivi, che per me non sono poi neanche difficili, particolarmente difficili da realizzare, sono la mia vita quotidiana, non è assolutamente un impegno per me gravoso, non è una recita, mi ritrovo perfettamente nelle cose che stiamo facendo, ed è qui che voglio allora arrivare a superare un attimo così l'aspetto personale, e che ha sempre il rischio di cadere poi nel narcisismo. Lo psichiatra può aiutarci, è sicuramente una trappola molto umana. Beh, io prendo invece ispirazione da quella che è stata la mia attività scientifica e la mia attività divulgativa, giornalistica della scienza. Io non mi sono mai sentito, quando parlo di argomenti scientifici, depositario di una verità, ma semmai ho sempre invece svolto l'attività di portavoce, ben conscio che oggi la scienza è un lavoro d'équipe, dove ciascuno di noi come ricercatori fa una piccolissima parte
scopre una piccolissima fetta di conoscenza, nel mio caso è quella piccola quantità di ricerca scientifica che io ho fatto qui sui nostri climi della nostra montagna, ma la maggior parte delle cose che io dico e diffondo nell'informazione sono semplicemente apprese, studiate dal lavoro di tanti altri colleghi che magari non hanno voce, non hanno possibilità di proporla a un pubblico, di elaborarla in maniera un po' più digeribile e comprensibile dalle persone che non hanno una formazione specifica di settore. E allora, nello stesso modo in cui mi sento portavoce di informazione scientifica, che per sua natura è un'informazione rigorosa e verificabile, sempre discutibile ma con delle regole, voglio farlo anche per le bellissime attribuzioni che mi hai dato tu e mi ha dato Montanari di, se vogliamo, difensori di quegli articoli della Costituzione, e nello stesso modo io mi voglio far semplicemente portavoce di cose che fanno tantissime persone a me vicine o lontane ogni giorno. Non è che le faccio io perché io sia Superman o perché viva in modo particolarmente virtuoso. Le faccio prima di tutto perché so che anche attorno a me sono praticabili. Sono delle cose non difficili da fare, per le quali basta un po' di impegno, un po' di attenzione. Attenzione. Attenzione alla società, al futuro, al pianeta, e quando si dà attenzione diventano naturali. Sono dei valori fondamentali che io spingo per praticare un po' di più perché sono anche nuovi, rispetto ai valori tipici esclusivamente del rapporto tra le persone, cioè i valori, possiamo dire, morali della società, che sono stati anche incarnati in parte dalle religioni, dalle filosofie sacrosanti e che qui difendiamo e diamo tutti per scontati come fondamentali, cioè insomma i valori del vivere civile, del rispetto delle persone, della vita, della legalità. Io aggiungo la novità di questi ultimi decenni, che è il rispetto per l'ambiente circostante, che mai è stato così minacciato nella storia dell'umanità. Quindi aggiungo semmai un carico aggiuntivo di etica, di morale, che fino a ieri è stato scarsamente praticato. Hai ricordato la Costituzione. In questo la nostra Costituzione è estremamente carente. È una Costituzione del 1947. È una Costituzione di un paese ridotto in macerie, dove giustamente si dà valore al lavoro e soprattutto al carico di valori umani. Una Costituzione fortemente attenta, la nostra, ai rapporti tra le persone, scarsamente attenta al territorio. C'è solo quell'accenno nell'articolo 9 che, guardate, è il paesaggio, non l'ambiente. E il paesaggio è già qualcosa di ibrido, il paesaggio è già un'articolazione tra l'ambiente e l'attività umana, ben che ci sia, ma è soltanto, se vogliamo, qualcosa di estetico o poco più. Poi c'è il patrimonio culturale, c'è la salute nella Costituzione, e la salute la possiamo comunque far rientrare con l'ambiente, se l'ambiente è malsano ne risente la salute. Però nella Costituzione italiana manca un riferimento preciso ai limiti ambientali che ciascun territorio oggi mette in luce profondamente. Con Alessandra solo pochi giorni fa abbiamo ricordato un grande torinese che fu Aurelio Peccei, l'abbiamo ricordato l'associazione Partigiani perché fu un partigiano, perché fu una persona di grandissimi valori profondi, valori della persona, valori della società, ma è stato anche il grande torinese. Io, recependo qui questo riconoscimento con voi, voglio dire anche poi da dove arrivano le idee che poi uno pratica, e proprio riconoscendomi nell'ambiente culturale torinese voglio ricordare questo grande, carismatico, intellettuale, mondiale, cosmopolita che fu Aurelio Peccei, e che il Comune non è ancora riuscito, a 6 anni dal centenario della nascita, a intitolare una via, un giardinetto, un busto, una qualsiasi, una targa che ricordi una persona che nel mondo intanto è stato famoso, che ha aperto una problematica di grandissima attualità, per primo
i limiti della crescita sono nati nel pensiero torinese, anche se poi Peccei ha fondato il club di Roma e non purtroppo il club di Torino, perché ormai era un personaggio cosmopolita che lavorava in tutto il mondo. Però io so che Peccei si è formato queste idee nel clima culturale torinese degli anni 30 e degli anni 60. È stato un torinese importante. Ricordavamo che ha militato in Giustizia e Libertà ed è stato imprigionato nella tristemente famosa caserma di Asti. Ecco, io nel recepire questo riconoscimento voglio dire chiaro da dove arriva. Arriva da esempi di questo genere, arriva da personaggi che per me sono stati dei maestri silenziosi, perché io non l'ho mai conosciuto, Aurelio Peccei, morto nel 1984. Insomma, io avevo da poco finito di giocare con la sabbia. Però, leggendo i suoi scritti, leggendo il suo pensiero, mi sento uno dei suoi continuatori. Ho avuto il privilegio di conoscere tutti i ricercatori che lavoravano con lui all'MIT, Dennis Meadows, Jorgen Randers, gli autori del lavoro sui limiti della crescita. Ecco, Torino oggi si rifiuta di discutere questi importanti argomenti che stanno diventando realtà sotto i nostri occhi. Peccato, avrebbe una grande possibilità non solo di riscatto, ma secondo me anche di primogenitura culturale in un momento così drammatico, non solo per l'Italia ma per il mondo intero. Riprendere in mano il pensiero di Peccei, facendolo ripartire proprio dalla città che lo ha generato, mi sembra anche un fatto di avanguardia. Tanto queste cose inevitabilmente serviranno a tutti nei prossimi decenni. Invece giochiamo a fare i grattacieli noi, a fare i tunnel più lunghi del mondo. È veramente una posizione di retroguardia. Io ho paragonato Torino con l'episodio dei grattacieli a una situazione. Noi facciamo la maratona anche a Torino, quindi viene bene. Per me Torino in questo momento è come quello che arriva al podio il giorno dopo, quando è finita la gara, e sale sul podio e dice: primo! Sì, ma la premiazione era ieri. Ecco, quindi accetto veramente con grandissimo onore il premio che avete voluto conferirmi. Questo non fa altro che aumentare la mia responsabilità, ma so che è una responsabilità condivisa insieme, e io sono solo un simbolo, un portavoce, ma stiamo lavorando tutti con lo stesso impegno per gli stessi obiettivi. Speriamo che serva. Grazie.